siamo anche noi, Cristo Signore, che nel suo battesimo anche noi ci riscopriamo amati, consacrati a Lui per rinascere costantemente a vita nuova. Apriamo a Lui il nostro cuore in questo giorno che conclude il tempo natalizio, affinché il dono dello Spirito Santo effuso nei nostri cuori possa sempre illuminarci e accompagnarci, guidarci nelle vie del mondo. Gli affidiamo le nostre sorelle defunte Maria e Ida. Per celebrare degnamente l'Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua; voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate.
Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone tra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore, tuo Dio, del sangue di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché vi è il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia le sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Dalla lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelle che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Parola di Dio. Grazie. Alleluia.
venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. In questi giorni natalizi che abbiamo vissuto, il salmista ci invitava a pregare e a invocare il Signore. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Oggi il salmista ci ricorda: attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Il mistero dell'incarnazione e della venuta di Dio in Cristo Gesù ci permette di attingere, di contemplare e soprattutto di realizzare quella salvezza che Dio da sempre ha pensato e che in Cristo Gesù trova la sua pienezza. Egli, come abbiamo ascoltato, è l'amato, è il Figlio unigenito. Chi crede in Lui, dice Giovanni, lo conosce, conosce Dio. L'amore e la conoscenza si integrano, vanno di pari passi, e potremmo chiederci se noi conosciamo Dio. Sicuramente lo amiamo con entusiasmo, lo amiamo con desiderio, però tante volte vediamo come questo amore spesso non corrisponda alla conoscenza. Questo avviene anche nei nostri rapporti. Perché ci amiamo, ma tante volte diamo per scontato l'amore. L'amore relazionale, amicale, l'amore coniugale, l'amore fraterno nella vita religiosa e in tutte le scelte di vita. Quante volte la nostra conoscenza sembra avere un lockdown. Quante volte diciamo: io ti conosco troppo bene, e chiudiamo la porta all'amore. Giovanni ci ricorda che chi ama Dio lo conosce e si impegna a conoscerlo come? Non solo attraverso i comandamenti, e Gesù ci ricorda che l'unico e vero grande comandamento è quello dell'amore. L'amore verticale e l'amore orizzontale. L'amore ci permette di aprirci ad una conoscenza non superficiale, non catechetica o scolastica, ma ad una conoscenza profonda del mistero di Dio. E i santi, come
Sant'Antonio Abate, che stiamo onorando in questa novena, ci ricordano che per amare e conoscere Dio dobbiamo uscire da noi stessi. Dobbiamo, per usare sempre la parola di Dio, abbandonare l'uomo vecchio per essere creature nuove. È il compito di ogni cristiano, di ogni battezzato, il quale riscopre in Cristo Gesù non solo di essere una sola cosa, non solo di essere unito, come dice il sacerdote nel giorno del battesimo, intimamente e profondamente a Cristo, ma di realizzare anche tutto questo. Riscoprirci nel Figlio amato, nel quale Dio si è compiaciuto, che anche noi siamo amati, che ci sentiamo amati da questo Dio. Voi vi sentite amati da Dio? E come rispondete poi a questo amore? Con altrettanto amore, come Dio ci ha amato? Amiamo i nostri fratelli come Dio ci ha amato? La moglie, il marito, i fratelli? Io penso di no. Non li amiamo con lo stesso amore con cui Dio ci ha amato. Abbiamo ascoltato in questo tempo quanto Dio ha amato il mondo da dare il suo Figlio, cioè da dare se stesso nella persona del Figlio che è Dio. E allora potremmo riscoprire quelle parole che ci invitano non solo all'esultanza, ma ad attingere a quell'acqua che rigenera la nostra vita attraverso il battesimo, quell'acqua che vuole purificare la nostra esistenza, quell'acqua che ci rimanda all'acqua del costato di Cristo, da cui è sgorgato acqua, acqua e sangue, simbolo dei sacramenti della Chiesa, simbolo di questo amore che si vuol far conoscere non solo per le parole, i segni che Gesù ha compiuto, ma per quell'amore profondo che è racchiuso nel cuore e che lava non solo i nostri peccati, vuole immergere nelle nostre vite in quell'amore che non ha fine, che è lo Spirito Santo. L'augurio è quello, voi siete battezzati? Sì. E professate la vostra fede come battezzati? Sì. E allora quindi anche voi vivete come Gesù, facendo la volontà di Dio. Perché sbattete le sopracciglia, ciglia e sopracciglia? Non si capisce niente. No. È perché quando siamo in difficoltà, no? Sbattiamo gli occhi perché non sappiamo che dobbiamo dire. Se siamo cristiani battezzati, dobbiamo essere come Gesù. Quel canto tanto antico, non tantissimo, che dice Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Il senso del nostro essere cristiani non è solo in quella liturgia sacramentale, domenicale, negli altri momenti importanti della nostra vita, nella preghiera personale, ma soprattutto in quella capacità di conoscere e di amare sempre più il Signore. Come dice qualcuno, i santi, amare oltre. E chiudo con questa domanda: voi amate oltre? Noi amiamo oltre? Come possiamo amare oltre noi stessi, oltre quella bellezza che ci appartiene, non solo attraverso quei limiti che fanno parte di tutti gli uomini? Amare oltre è possibile, ce lo ricordano loro, i santi. Amare oltre ce lo ricorda la Chiesa oggi, la quale attraverso Papa Francesco non si stanca non solo di essere una Chiesa, nonostante l'emergenza Covid, che rimane apparentemente chiusa, o le porte delle chiese forse chiuse, ma una chiesa in uscita che vuole incontrare Gesù Cristo lungo il mare di Galilea, dove Gesù
ha chiamato i suoi discepoli lungo il mare della nostra vita, dove il Signore ci vuole incontrare mentre stiamo per bestemmiare, per dire parolacce, per litigarci per 4 soldi o per 30 denari. Sciupiamo la nostra vita, quel cammino di conoscenza e di amore che gettiamo facilmente lungo il mare della nostra vita. È Gesù che gli ci chiede: ma tu sei figlio? Se sei figlio, sei anche coerede, cioè partecipe. E partecipare non è solo quando partecipiamo all'Eucaristia, ma quando nella nostra vita di ogni giorno tutti, in virtù delle nostre scelte, testimoniamo, annunciamo Gesù Cristo, annunciamo il suo Vangelo. Vi invito e vi auguro anche a chiederci, in questo tempo che si apre dinanzi a noi, il tempo ordinario, anche in questa novena di Sant'Antonio Abate: ma io conosco il Signore? Lo amo? Posso conoscerlo? Come? Posso amarlo di più? Il suo Santo Spirito ci guidi e ci illumini. Ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo a Dio e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Padre per la Chiesa e per il mondo intero, pregando insieme dicendo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, per il nostro Papa Francesco, per i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, perché siano testimoni del sacramento di salvezza che è la presenza di Cristo nei sacramenti, nella parola, nella testimonianza di vita e nella carità di ogni giorno, noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, quanti soffrono nel corpo e nello spirito, non solo a causa della pandemia, ma anche per tanto male, perché il tuo Santo Spirito guidi e sostenga sempre il cammino di ogni uomo, noi ti preghiamo. Non avete nessuna preghiera da consegnare al Signore? Il Signore la domenica vi aspetta, vuole sentire le vostre preghiere.
le nostre comunità e in modo particolare per i giovani che possono trovare la strada per entrare in Cristo. Ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore, i poveri del mondo. Dalle statistiche attuali stanno crescendo in modo esponenziale, così dicono i tecnici, soprattutto tante famiglie, casomai anche di professionisti, perché a causa della mancanza del lavoro il Signore sostenga e non faccia scomparire nella famiglia soprattutto la vera gioia, la vera serenità insieme al pane di ogni giorno. Noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, le nostre sorelle defunte, Maria e Ida, perché contemplino in eterno il tuo volto. Noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, tutte le preghiere che ognuno di noi porta nel suo cuore, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, per intercessione di Sant'Antonio Abate, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle carissimi, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e del bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accoglio, Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del tuo amato Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce perché il mondo credesse che il tuo Verbo abitava in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba,
hai consacrato Cristo tuo servo con olio di letizia, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia inviato a portare ai poveri il lieto annuncio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante proclamiamo la tua lode. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maria e Ida, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri, il Serafico Padre Francesco e la Madre Chiara, Sant'Antonio Abate e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
esultiamo e preghiamo Dio nostro Padre, dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu e il regno, la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla presenza, ma di soltanto la parola, io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo Figlio unigenito, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Glorioso Padre Sant'Antonio, che è tentato più volte ed assalito in tante maniere dagli infernali spiriti, non ti lasciasti vincere dalle loro minacce, lusinghe e percosse. Così ottienimi che io resista ad ogni tentazione dei comuni nemici, per essere tuo servo fedele e vero cristiano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Proseguite la vittoriosa opera vostra sull'inferno, congiurato ai vostri danni. Da quei colpi funesti salvate le nostre anime, fortificandole nelle spirituali battaglie, e i nostri corpi impetrate costante la sanità, soprattutto in questo tempo. Dilungate dagli armenti e dai campi ogni maligno influsso e la vita presente, vostra mercè tranquilla per noi, ci sia saggio e apparecchio alla pace perfetta della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. La nostra preghiera a Sant'Antonio Abate, in comunione con tutta la cittadina di Tor Chiara, nelle due comunità parrocchiali, qui del Santissimo Salvatore e di Sant'Antuono, perché il Signore ci conceda non solo la salute del corpo, ma soprattutto la conoscenza profonda del mistero di Dio in questa nostra storia che insieme con Lui vogliamo tracciare. Ogni sera, a parte oggi, che abbiamo già pregato anche per in onore di Sant'Antonio il Signore, ci ritroviamo alle 17:30 per il Santo Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona domenica a tutti.